Nicolas, oggi, e ho già il pennarello in mano, parliamo di benzina per chi fa sport e soprattutto per chi corre. Sta benzina ormai tutti lo sanno, dobbiamo mangiare zuccheri e Esatto. anche grassi. Tranquillo, i grassi li mangio. I grassi, sì, i grassi sono importanti, però diciamo che a livello di benzina i grassi li possiamo anche prendere da quelli che abbiamo in corpo. Tanto bene o male, mediamente, e non c'entra qui la percentuale di massa grassa delle persone, abbiamo circa 100.000 calorie di grassi in corpo da bruciare, quindi una quantità Vedi, spropositata. noi abbiamo cercato come risolvere la crisi del gas con la Russia. Se ci univamo un centinaio potevamo A farcela. fare dei rulli, Invece sembra che non possiamo utilizzare i nostri grassi per riscaldare le nostre case. assolutamente no, No. non è così, nel senso che noi abbiamo questi grassi, però non è che il nostro corpo ci permette di usarli tutti. I nostri grassi sono anche una riserva, diciamo, che deve preservare la vita in casi estremi. Quindi Quindi le maniglie dell'amore possono servono per non morire. servono per non morire, No, perché sai, fondamentalmente. dopo i 40 è facile che si presenti. E infatti è una cosa molto interessante questa, perché chi fa sport di endurance spesso tende a mantenere un po' di più le maniglie dell'amore anche facendo tante ore di allenamento rispetto a chi fa sport di forza, per esempio un bodybuilder, che si allena magari meno, ok? E tante volte mi chiedono: ma perché mi alleno 10-15 ore a settimana, che è una buona quantità di allenamento, e comunque queste maniglie dell'amore non se ne vanno, e mangio bene e faccio tutto? Questo può essere innanzitutto un problema di riposo, vabbè, Sì. questa Di è un'altra cosa. Però spesso succede questo: il nostro corpo riposo perché c'è un accumulo di di cortisolo. cortisolo, esatto. Il nostro corpo vede l'attività sportiva come un pericolo, cioè non è che noi nella biologia umana nasciamo per correre, la corsa a livello No, biologico perché ci sputano. No, no, noi amo nasciamo per correre, per correre. però dobbiamo farlo Esatto, progressivamente. diciamo che no, diciamo che la No. corsa a livello biologico sarebbe la fuga, no? Arriva un animale che mi sta attaccando, io scappo e quindi corro. Sì. Beh, anche i grossi spostamenti, perché se l'essere umano si è evoluto così è perché è Esatto. l'unico mammifero capace di fare grossi spostamenti e Esatto. quindi di adattarsi. E queste cose qua sono un indice di pericolo per il nostro corpo, vuol dire che c'è qualcosa che non va, no? Per cui dobbiamo preservare, perché se c'è qualcosa che non va, potenzialmente potrebbe esserci una carestia, potrebbe esserci Giusto. un periodo di tempo in cui non ho accesso al No, vabbè, cibo. però ormai nel nostro secolo non è che Non è possono successo. avvenire pandemie o alluvioni, non credo. Cioè, almeno qui in Romagna non ce ne siamo accorti, né di pandemie né di alluvione negli ultimi 3 anni, però non si sa mai, dai. E comunque, noi, anche se nel nostro secolo non possiamo dire queste cose, il nostro, diciamo, corredo genetico e biologico deriva da quello dei nostri antenati di migliaia di anni fa. Quindi il nostro corpo reagisce ancora come reagiva quello dell'uomo di Neanderthal, più o È colpa meno, di vostro nonno, con un sì. po' di adattamenti. Per cui il nostro corpo, che corre tanto, si sente tanto in pericolo, di conseguenza tenderà a trattenere un po' di più un po' di quelle calorie che potrebbero servirci, quindi tenderà a trattenere un po' di più le maniglie dell'amore. Chi fa uno sport invece è prettamente di forza, quindi è uno sport diverso, dove magari abbiamo un momento di attività, ma anche un momento di recupero più alto. Pensiamo a chi fa palestra, è una scheda di forza dove fa una serie massimale che dura magari 15 secondi e fa 3 minuti di recupero. Quindi il nostro corpo si adatta tranquillamente al recupero e quindi non sentirà questo pericolo e tenderà ad asciugarsi di più. È il motivo per cui tutti quelli che vi suggeriscono che per dimagrire non serve correre, vi dicono dovete fare solo HIIT o alta Esatto, intensità, perché vi aiuta, ed è vero, ed è il sì. motivo per cui vi ho spiegato Nicolas, ma vero in parte, perché poi dopo se tu mangi Certo, un'infinità e non fai tanta certo. attività aerobica, No, qui poi... stiamo parlando di un caso particolare e Ecco. stiamo confrontando. Diciamo che è un No, confronto tra due atleti perché che fanno tanto allo stesso pseudo modo. professionisti prendono Esatto. un pezzo di verità e la Esatto. vendono perché loro fanno interval training, cioè fanno Esatto. HIIT, Certo. come la Bibbia. E bisogna conoscere le Certo. cose. E Certo. il risultato è sempre la somma di una marea di molteplici Esatto. fattori. Voi seguite Esattamente. Runner 451, corsa e mangiato, state tranquilli. Esatto. Quindi fondamentalmente sì, i grassi li abbiamo, però insomma non li possiamo granché usare, soprattutto quando le intensità si alzano, perché quando abbiamo un'intensità elevata nella corsa, ma in qualsiasi tipo di sport,
il nostro muscolo non ha abbastanza ossigeno per bruciare i grassi, semplicemente perché nella respirazione non riusciamo a compensare tutto l'ossigeno che ci serve, e per bruciare grassi serve tanto ossigeno, e quindi andremo a bruciare cose per cui serve meno ossigeno o per cui non serve l'ossigeno addirittura. Sì, se è troppo alta intensità abbiamo i meccanismi anaerobici, esatto, lattacidi e lattacidi, che in realtà è per brevissime prestazioni, esatto, un paio di minuti diciamo al massimo, esatto, comunque sono meccanismi che contribuiscono anche a prestazioni più lunghe, però diciamo in grossa, esatto, parte sono... E qui introduciamo quello che è un cavallo di battaglia di Nicola, cioè la curva, esatto, dell'utilizzo dei grassi e degli zuccheri. Esatto. Esattamente. Io ti faccio da valletto. Bravo. Allora, faccio un bel grafico istogramma, esatto, giusto? Bravissimo. Ok, nella nostra, allora, lavagna che ci accompagna. Perfetto. Mangiato. In uno è l'intensità dell'allenamento, in un asse. Qual è? Non farmi dire ascissi ordinate che non mi ricordo quali sono. L'ordinate la... Perfetto. La allora, in quello le ascisse, no? Okay. Ok. Quella è l'intensità dell'allenamento. L'asse X è intensità. Intensità dell'allenamento. Quindi andiamo da 0 a 100. Chiaramente l'intensità 0 non esiste, zero, perché... L'intensità zero sarebbe quella in cui noi, il nostro cuore non batte, cioè la nostra frequenza cardiaca è zero, quindi è, diciamo, un'estremizzazione. Quindi sulle ascisse mettiamo ovviamente l'intensità, poi facciamo due curve relative ai grassi e ai carboidrati. Quindi quando siamo a intensità zero i grassi sono fondamentalmente a intensità zero bruciamo il 100% di grassi e lo 0% allora, di carboidrati. Mettiamo per capire G grassi, sì, esatto, o se no L metto lipidi, esatto, e i carboidrati metto la, perfetto, C. Poi cresce l'intensità. Cresce l'intensità e chiaramente cala il consumo di grassi e cresce il consumo di carboidrati fino a che arriviamo all'intensità 100, che sarebbe fondamentalmente la massima intensità possibile, dove non si può più bruciare i grassi, 0%, perché non c'è abbastanza ossigeno, sì, abbiamo detto. Anche un po' prima, diciamo. Sì, anche un po', perché se è un'estremizzazione e una facilitazione. Diciamo sopra soglia. Esatto. Potremmo... Bravissimo. Che... Diciamo che questo è esatto un modo per semplificare le cose. Mentre invece chiaramente a questa intensità possiamo bruciare solo carboidrati. Questo punto di incrocio dove lo troviamo? Punto di incrocio dipende dal tipo di atleta che siamo, diciamo che generalmente potremmo trovarlo al 50% della nostra frequenza cardiaca, dove chiaramente gli atleti professionisti o comunque quelli molto evoluti tenderanno a spostare l'asticella, cioè ad avere una capacità di bruciare grassi anche ad intensità un pochettino più, sì, alte. Gli atleti novizi, quelli che magari hanno fatto un periodo di sedentarietà molto lungo, tenderanno invece a usare solo zuccheri, quasi a usare solo zuccheri, esatto, fondamentalmente l'intensità 50% della frequenza cardiaca massima è la corsetta lentissima, la camminata veloce, dipende, veloce. La camminata veloce, se siete poco allenati è la camminata, esatto, se siete molto allenati può essere anche un rigenerante, esatto, mi raccomando la frequenza cardiaca massima non ricavatela dalla solita formula 200, non so se si legge 220, sì, meno l'età per gli uomini, per la donna è impossibile, esatto, che non è che sia sbagliata, non voglio dare addosso a, non so neanche come si pronunci, Kvarnen, però e ci sono anche altre formule, 220 meno 0,7 per l'età, insomma, sì, diverse formule, perché su un campione ampio più o meno ci prende, sì, diciamo così, ma ad esempio su di me no, a meno che io non abbia 20 anni purtroppo non ce l'ho, perché ho una frequenza massimale di 200, quindi a volte, okay, c'è gente che inizia ad allenare sterrorizzata, poi dice no io sempre vado al 110% di frequenza cardiaca massima, e non può essere, poi soprattutto no, come fai, non può 110%, essere, no, cioè, sopra il 100 non, è proprio una roba che non è superabile, esatto, massima è massima, dipende molto da quanto è grande il nostro cuore, anche i cuori più grandi tenderanno a pompare di più sangue in una volta sola, quindi avranno battiti più bassi, i cuori più piccoli un po' invece al contrario, per cui le donne spesso hanno una frequenza cardiaca massima molto più alta degli uomini. È il motivo per cui uno dei motivi per cui più ci si allena più si riesce anche a tenere una frequenza cardiaca un po' più bassa, esatto, a parità di intensità, perché il cuore un po' diventa più grande, aumenta, esatto, la gittata sistolica, esatto, si rinforzano le pareti, aumenta la capacità dei muscoli di utilizzare l'ossigeno, esatto, e quindi tutto questo contribuisce a dire cioè, ho bisogno di pompare un po' di, esatto, un po' meno velocemente. Esatto, esattamente. È il motivo per cui i molto allenati al 50% magari riescono a fare una corsetta rigenerante. Esatto, esatto, è il motivo per cui il buon Calcaterra metteva su Facebook i 30 km girando a 100 battiti
a 4,30. Davvero 104? Sì, una roba così. Non sapevo. Esatto. Venendo a zuccheri e grassi, esatto. Abbiamo capito che utilizziamo più gli zuccheri. Più zuccheri. Poi è chiaro che i grassi non è che non li utilizziamo, eh. Ci sono, una parte li usiamo. Meno male. Esatto, meno male. Però è una parte, diciamo, abbastanza quasi insignificante in certi casi. Chiaramente, se corriamo per lunghissimo tempo, ok, quindi le corse superano le 3-4 ore, logicamente a un certo punto finiamo le riserve di carboidrati, finiamo anche la capacità di poterli assumere durante l'allenamento, e i grassi vengono a essere un pochino più preponderanti per necessità, diciamo. Però nel 99% degli allenamenti che facciamo questa cosa non succede. No. E quindi bruciamo carboidrati, zuccheri. Andiamo sui carboidrati. Esatto. Allora, la cosa importante è avere sempre una riserva pronta. Esatto. Per avere una riserva pronta, che più o meno è... Massimo l'1% del peso corporeo. Ok. Ok. Quindi 1% sì. Sono 700 grammi. 700 grammi su 70 kg sotto forma di glicogeno è il massimo che riusciamo a stoccare, il massimo che il corpo umano più o meno riesce a stoccare. Diciamo stiamo un po' più conservativi, noi avremo un po' meno. Esatto, un po' meno mediamente. Tra esatto. Le riserve nel fegato, nei muscoli, un pochino nel sangue. Esatto. L'obiettivo dell'integrazione durante la gara, l'allenamento, è non andare a stipare altro glicogeno in queste riserve, ma è utilizzarlo subito in maniera poi da contenere anche un po' delle riserve. Esatto. Quanto ne consumiamo mediamente? Perfetto. Di zucchero? Perfetto, chiaramente dipende dall'intensità, come vediamo nel grafico. Diciamo che a un'intensità alta, ok, il consumo di carboidrati del corpo umano può variare dai 60 grammi all'ora ai 120 grammi all'ora. Diciamo che fino a poco tempo fa si diceva dai 60 ai 90, poi si è visto che gli atleti più evoluti in realtà riescono ad utilizzare più glucosio, cioè hanno un metabolismo comunque che funziona più velocemente, quindi riescono a utilizzare più glucosio, e quindi fondamentalmente questo glucosio poi va integrato. Queste differenze dipendono moltissimo da come siamo come atleti, cioè il nostro livello di attività, la nostra esperienza, dipende dalla nostra corporatura. Chiaramente un atleta di 100 kg brucerà più glucosio di un atleta di 50 kg, semplicemente perché abbiamo una mole fisica più importante, più muscolo da contrarre, e di conseguenza quello che in realtà bruciamo è molto individuale, ok? Possiamo però muoversi all'interno di questo range, ok? Poi ci sono metodi per misurare questa cosa, ma sono molto molto complessi e non si fanno di solito, non si fa quasi mai. Beh, quello che però si misura, oggi hanno squalificato qualche mese fa una ciclista. Sì. Che era arrivata terza, non mi ricordo dove, sì, perché aveva questi, diciamo, rilevatori di glicemia. Esatto. Proprio per monitorare l'andamento della glicemia e sapere esattamente quando doveva mangiare zuccheri durante la gara. Si è visto, sono dei piccoli adesivi che poi si collegano a un'app, no? A un'app, anche al Garmin, sì, sì. Che si attaccano sotto la maglietta, si è intravisto. Esatto. Ed è stata squalificata perché è doping tecnologico perché praticamente è come avere un cruscotto elettronico che ti dice quando devi fare benzina, fondamentalmente esatto, monitorando i livelli di glicemia nel sangue è possibile andare a capire quando la glicemia comincia a scendere. La glicemia, ricordiamolo per chi non lo sapesse, è la quantità di zucchero, la concentrazione di zucchero che abbiamo nel sangue. Di conseguenza, appunto, quando la glicemia inizia a scendere è ora di mangiare, perché quello che noi possiamo fare è appunto fare crescere la glicemia immettendo nuovo glucosio. Di conseguenza mangiare è la soluzione giusta. Potrebbe ricominciare ad alzarsi anche se noi ci fermassimo, però poi non è... Certo. Mi ricordo che quando tu avevi testato quel sistema, mi avevi detto che qualsiasi cosa tu mangiassi, e comunque la glicemia riuscivi a gestirla. Esatto, la glicemia noi la pensiamo sempre come la quantità di zucchero, e quindi pensiamo che cresca solamente con lo zucchero. In realtà non cresce solo con lo zucchero, cresce comunque mangiando qualsiasi cosa. Logico che i carboidrati sono una fonte di zuccheri molto più alta rispetto a qualsiasi altra cosa, per cui mangiare carboidrati è la soluzione migliore. Però la glicemia si alza anche mangiando proteine e grassi, anche se in quantità molto 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 più bassa.
ovviamente la glicemia si alzerà anche dipendentemente da quanto mangio, non è solo il che cosa chiaramente, ma anche quanto. La cosa interessante è che la glicemia non si alza solo mangiando, ma si alza anche in altri modi, per esempio con l'adrenalina. L'adrenalina è l'ormone, per esempio, che produciamo alla partenza di un allenamento, per cui quando ho testato anche questa cosa, vedevo, era bellissimo, partivo a digiuno la mattina, vedevo che la glicemia era molto stabile, poi partivo per l'allenamento, tac, picco di glicemia, poi dopo si stabilizzava di nuovo. Oppure ci si alza quando ci arrabbiamo, quando siamo molto in tensione, molto carichi di stress, e di conseguenza anche quello è uno stimolo per la glicemia, uno stimolo iperglicemico. Ma è collegato, diciamo, alla fame nervosa, quindi? Può essere anche collegato alla fame nervosa, okay. Esatto. La fame nervosa è una fame che noi proviamo, che può essere anche dovuto al fatto che potremmo aver bisogno di zuccheri a volte, altre volte è uno stimolo di compensazione di un'altra cosa, cioè non ho trovato uno stimolo positivo dalla mia giornata, dalla mia relazione, da qualsiasi cosa, e allora vado a ricercarlo nel cibo. Quindi può essere tante cose, diciamo, la fame nervosa. Una di queste però è appunto il bisogno di innalzare la glicemia. Quindi fondamentalmente questo è un bellissimo strumento per, sì, per vedere quanto... Non lo stiamo pubblicizzando, non ci tremo, esatto, niente, non abbiamo... è solo per... È uno strumento che... Esatto. Io non l'ho mai usato, per esempio. Io l'ho usato, l'ho provato, e è stato interessante anche per capire, per esempio, quale colazione prima di un allenamento mi manteneva la glicemia più stabile senza crearmi i picchi prima di allenarmi, che è una cosa importante. Ma durante l'allenamento buttavi dentro, mi hai detto che hai buttato dentro qualsiasi cosa, hai provato, sì, anche schifezze, diciamo. Sì, 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 sì. E la risposta era uguale, certo, a usare, sì, integratori classici. Fondamentalmente se tu usi un gel, che è, diciamo, la cosa principale a livello di innovazione tecnologica alimentare riguardo al cibo durante la corsa, oppure usi una brioche del bar o le caramelle gommose, la glicemia si alza lo stesso. È logico che nel gel ci sono dei carboidrati tecnici, quindi che hanno una capacità di essere digeriti, assorbiti più velocemente o comunque in una tempistica più idonea, diciamo, a quella che ci serve durante la corsa. Di conseguenza ci manterrà la glicemia più stabile poi nel tempo. Mangio magari le caramelle gommose, so che avranno un tempo di digestione un pelo più lungo e una volta che vengono assorbite andranno via un po' più in fretta. Abbiamo, quindi, una soluzione, quindi d'ora in poi gommose. Esatto, esatto. No, perché, perché non mangiamo le gommose? Non mangiare le gommose per questo motivo qua, perché fondamentalmente, a parte il fatto che nelle gommose non ci sono solo zuccheri, e capita molto spesso che poi ci venga anche mal di pancia se ne mangiamo troppe. Non so, non le mangio. Ok, io per esempio le ho consigliate, le consiglio anche a chi fa attività di ultra endurance, per dire, come le randonnée in bici o appunto da 100 km, e dopo il rischio è quello di mangiarne troppe, e quindi che ci crei problemi intestinali. Dall'altra parte non mangiamo le gommose perché i carboidrati di una caramella gommosa non sono tecnici, ok, quindi non hanno una capacità ottimale di entrare in circolo, mentre i carboidrati di un gel sì. Fondamentalmente, quanto mangiare, fondamentalmente l'ideale sarebbe cercare di stare almeno sui 60 grammi all'ora di carboidrati, ma per atleti più evoluti e sforzi massimali si può cercare di arrivare anche ai 600. I 120 li raggiungono adesso i professionisti. Ballenato. E sono una cosa che, esatto, ballenato, perché 120 vuol dire mangiare praticamente così. Sì, 120 vuol dire mangiare un gel da 40 grammi di carboidrati ogni 20 minuti. Però si potrebbe imparare anche a mangiare o non oltre, insieme ai gel, per alternare, per non avere solo della roba, sì, gelata, barrette magari, sì, razionalizzandole un morso ogni, sì, ogni 10 tot, minuti, certo. Insomma, e utilizzare anche i zuccheri sciolti nell'acqua, che sono un ottimo modo per assumere i zuccheri senza mangiare, ma, certo, solo bevendo. Bevendo, come fanno tutti, esatto, i pro quando hanno la borraccia pronta, esatto, al ristoro. Esatto. Sicuramente mangiare va allenato. Esatto, esatto. Va molto allenato, cioè è come l'allenamento del muscolo, cioè non è, certo, che provo una volta e le cose vanno bene, bisogna provare per giorni, settimane, mesi prima di riuscire
a fare in modo che il nostro intestino accetti senza polemizzare questi grammi di carboidrati, quindi senza mal di pancia, senza vomito, senza diarrea, eccetera. Ed è fondamentale farlo, perché troppi, meno di una volta, evitano di bere e mangiare in gara perché è una perdita di tempo o perché non sono bravi a farlo, perché va allenato, perché non si è bravi a farlo. Certo. Bere non è semplice, ad esempio, no? No. Ci sono delle tecniche per riuscire a bere ai ristori, ma io dico, guarda, piuttosto cammina qualche passo così non ti strozzi e riparti senza strappi, perché ti potresti fare male. Esatto. Perdi quei 6-7 secondi, ma li recuperi dopo perché hai bevuto, nel senso che... Esatto. Poi se impari a correre bevendo, tanto meglio. Tanta roba. Piccoli sorsi, ci si bagna un po', magari, se dipende cosa c'è, se c'è la borraccia, c'è la bottiglietta. Esatto. Forse è più semplice, col bicchiere bisogna stringere, insomma, fare un po' di tecniche, vi allenate, però si impara. E soprattutto non si allena solo in gara, ci si allena anche in allenamento. No, soprattutto in allenamento. In allenamento è logico che non avremo il tavolo col bicchiere, ma avremo la fontana o avremo... una borraccia in mano, o avremo una bottiglia che lasciamo davanti a casa, davanti a cui ripassiamo, però è un allenamento. Soprattutto servono anche degli allenamenti in cui creiamo le condizioni, diciamo, alimentari che ci saranno in gara, e quindi cerchiamo di mangiare quel quantitativo di carboidrati e di bere quel quantitativo di acqua. I lunghissimi sono fondamentali per testare queste cose. Ma a questo punto vediamo i punti chiave di questa puntata. Nicolas, prima cosa abbiamo visto sono i tipi di benzina, che sono i gruppi zuccheri, quindi i carboidrati, e i grassi, quindi i lipidi, che sono i principali. Poi ci sono anche la creatina, di cui parliamo sempre quando parliamo di forza, certo. Però ATP, che è la molecola, diciamo, di energia che sta dentro le cellule, però comunque principalmente parliamo di lipidi. Abbiamo detto che i lipidi ne abbiamo una scorta infinita, ma che riusciamo ad utilizzarli poco, esatto. Abbiamo visto le due curve di utilizzo, che non sono uguali per tutti, era un modello, un esempio, e soprattutto non riusciamo a utilizzare ad alta intensità. Sicuramente un obiettivo del lipidi, magari scrivo, sì, però un obiettivo degli allenamenti di endurance è quello di migliorare la potenza lipidica, sì. Quindi c'è la capacità a parità di intensità di utilizzare un po' più grassi, esatto. E si allena con i lunghissimi, si allena magari anche con allenamenti a digiuno, ma si allena molto anche con il fondo medio, quindi stare sul limite superiore di quella curva, insomma abbastanza superiore di quella, perché il nostro organismo comunque cerca un efficientamento, si può dire, dell'utilizzo degli substrati energetici. Esatto. Poi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto quanto dobbiamo mangiare poi durante una gara o chiaramente un allenamento. E quando facevo la Q così dall'elementare, e soprattutto come cercare di allenarci per mangiare questa quantità di zuccheri. Ricordiamoci che l'intestino va allenato a ricevere cibo durante la corsa, così come il muscolo va allenato a correre. Abbiamo scoperto meglio che cos'è la glicemia, esatto, e come misurarla, o meglio, che c'è l'opportunità di misurarla durante l'allenamento, esatto, o la gara, ma non fatelo in gara perché è doping tecnologico. Può essere però provato in allenamento, esatto, per imparare a conoscersi e avere un modello di riferimento, come ci ha detto Nicola, sia per testare magari qual è la colazione migliore, sia per capire, ma io più o meno a quell'intensità lì come consumo, in gara, ogni quanto devo mangiare, ogni quanto, quello ci può aiutare. Una cosa che non abbiamo detto, ma che possiamo aggiungere, sempre legata alla glicemia e alla colazione, è che se io ho la gara, che ne so, alle 9 del mattino, a che ora faccio colazione? L'ideale è sempre tra le 2 e le 3 ore prima. Ok. Anche questa è una media. Tra le 6 e le 7, perché dopo che mangio ho l'aumento della glicemia, e io alla partenza non devo essere nel calo. Devo essere nel calo. È chiaro che la colazione è importante, deve essere anche bilanciata. Se io faccio una colazione fatta bene, fondamentalmente, ne abbiamo parlato tante volte di come si fa la colazione, la mia glicemia non avrà un incremento rapido né troppo alto, e di conseguenza non avrò neanche un calo rapido né troppo basso. E quindi la colazione in realtà è un momento fondamentale. Una cosa che dico sempre è che quella colazione è molto facile sbagliare.
e quindi creare un picco glicemico che si traduce poi in un picco di ipoglicemia che si traduce in parto con le gambe vuote. Quindi se prendo degli zuccheri con un indice glicemico troppo alto, correggimi se sbaglio, troppo lontano dalla partenza, troppo lontano, mi arriva un picco alto, esatto, e poi scende così. Esatto. Se invece ho un bilanciamento di zuccheri con indice glicemico più basso, medio, proteine, grassi, che mi aiutano a bilanciare proprio l'aumento della glicemia, e lo faccio all'orario giusto, arriverò nelle condizioni migliori per la partenza. Noi invece, esatto, siamo arrivati alle condizioni, l'ho preso il volo, le condizioni migliori per la fine di questa puntata. Esatto. Per ringraziarvi di averci seguito, ci vediamo alla prossima puntata di Corso e Mangiato la prossima settimana. Buone corse, ciao! Alla prossima!